Questo video è una via di mezzo tra i video dei mercatini dell'usato e la mia prima volta. Cosa voglio intendere? Siccome siamo ancora ad ora questo video chiusi in casa e mercatini dell'usato purtroppo ancora sono chiusi, volendo ancora fare un episodio di questa serie ho pensato: qual è stata la prima volta che sono andato a un mercatino dell'usato e qual è stato il primo oggetto dell'usato che io abbia mai comprato? Hi people of YouTube, welcome to a new episode of I mercati dell'usato plus la mia prima volta. A parte gli scherzi, benvenuti in questo nuovo episodio. Come ho detto, questo video è un mashup fra queste due playlist, ergo questo video andrà in entrambe. So che può suonare strano effettivamente parlare di quando è stata la tua prima volta che sei andato a un mercatino dell'usato, ma effettivamente ricordo bene quando è stata la prima volta che sono andato da solo a un mercatino dell'usato. Perché effettivamente quando sei bambino magari sai, giri per le vie di Napoli con i tuoi zii e i tuoi genitori e ci vai lì a vedere qualche cosa dell'usato. Ad esempio, una delle cose che attirò maggiormente la mia attenzione fu la prima PlayStation, ovviamente modificata e con l'adesivo, ancora adesso me lo ricordo, di Star Wars appiccicato sopra. Al tempo comunque la PlayStation 1 non era una cosa così rara da trovare, ma comunque i suoi bei 60 euretti costava. Questa, vi ricordo, all'incirca l'ho pagata 10 euro. 10 euro ben spesi, devo dire. E come se non bastasse, io mi ricordo che a quello stesso mercatino c'era uno che con una bancarella vendeva le catene con il lucchetto di John Cena. Non so se ve lo ricordate, era il periodo in cui, quando c'era ancora la WWE in televisione, tutti che imitavano John Cena, Eddie Guerrero, Undertaker, Rey Mysterio. Bei tempi, devo dire. E una delle cose più belle da avere, oltre ai polsini, polsini che ho da qualche parte ma che non ho avuto la fortuna di ritrovare, la cosa più iconica di John Cena al tempo era questa sua catenona con sto lucchetto messo sopra. A vederlo al tempo, ammetto che l'avrei voluta. A ricordarla adesso, probabilmente quello era un catenone che questo qua aveva comprato al Castorama con un lucchetto messo sopra e magari disegnata sopra la WWE fatta da lui, ma devo ricordare che effettivamente il logo mi sembrava quello, ma non vorrei azzardare. Comunque, tornando alla mia primissima volta in un mercatino dell'usato da solo, la storia in cui sono arrivato a questo mercatino dell'usato è una breve storia triste. Quindi aprirò e chiuderò questa parentesi in modo veloce. Ero giovane, avevo ricevuto da poco il mio zip e dovevo incontrarmi con una ragazza in un paese abbastanza lontano dal mio, e con uno zip di certo la superstrada non la puoi fare. Mi sono fatto paese per paese e, passando fra tutti questi paesi, vedo questo mercatino dell'usato. Fine della storia, con questa ragazza non ci siamo neanche incontrati, quindi non sappiamo neanche come sarebbe mai andata a finire. Ed entrando in questo mercatino dell'usato, lo vedo non spoglio, ma tutto disordinato, con mille cose messe su tanti scaffali, senza una logica. Ma la mia attenzione di giovane ragazzo, un filo deluso da questa storia, si poggia su una cosa, a un prezzo che, devo dire, era molto buono per il tempo. Un lettore DVD della Funai, ed è la prima volta che leggo questa marca perché fino adesso non mi ci sono mai interessato, a 20 euro. Per il tempo, quando questi ancora, diciamo, non erano un lusso, ma non era neanche alla portata di chiunque, 20 euro era un prezzo abbastanza buono, e ancora adesso funziona. È un lettore DVD del cavolo, infatti c'ha la presa SCART, per capirci, ma attaccandolo alla corrente ancora adesso funziona. Quindi da quasi 8 anni e forse anche più, questo lettore DVD funziona ancora. Ma non comprai solo quello al tempo. C'è una cosa che ho sempre messo nella mia stanza, sia questa sia la mia vecchia stanza, e che ancora adesso ho proprio davanti allo schermo. Questi due stendardi con queste due armi dorate, una mazza d'oro e un'ascia d'oro. Ovviamente non è oro vero ed è vero metallo, e soprattutto pesano un casino. Non so perché, ma appena li ho visti mi sono innamorato di questi due, e costavano la bellezza di un euro ciascuno.
In quel momento però avevo a malapena 20 euro e potevo comprare solo il lettore DVD. Ma come potete vedere, ce li ho entrambi, comprati lo stesso giorno, perché il venditore è stato talmente gentile che mi ha detto: ascolta, prenditeli, al massimo un giorno quando ci rivedremo mi darai quei 2 euro. Spoiler, non per cattiveria, ma non gli ho mai ridato quei 2 euro, perché quel posto per me, al tempo che avevo uno zip, era lontano. Ma ancora adesso, una volta all'anno circa, torno a quel mercatino dell'usato. E a controprova di ciò, in quello stesso mercatino ho comprato l'anno scorso questi Amiibo. I 3 Amiibo dei Mii, il trainer di Wii Fit e il villager. Se non sbaglio, ho pagato per tutto 5 euro all'incirca, praticamente 1 euro a statuetta. Ma in quello stesso negozio io ho venduto dei giochi che adesso mi sento un coglione ad aver venduto. Al tempo da bambino non ci pensi che alcuni giochi un giorno potrebbero diventare un pezzo da collezione raro, introvabile e, porca di quella miseria, costoso. Fra i vari titoli c'erano Tiny Toons, Daredevil e i due titoli che ancora adesso mi pento di aver venduto. O meglio, uno dei due mi pento maggiormente, l'altro un po' meno. Il primo titolo è The Legend of Zelda, The Minish Cap. Lo so, ditemi che sono un cretino, ma da bambino non ci pensi che un cazzo di gioco del genere possa valere una fortuna. In quel momento volevo solo i soldi, in quel momento volevo solo i soldi, ma questo non mi ridarà mai il mio cavolo di gioco, tenuto bene, scatolato e con il cavolo di libretto tutto perfetto. Perché anche da bambino comunque ci tenevo alle mie cose. E il secondo gioco che ho lasciato lì era Mega Man Battle Network 3 blu però. Questo è il bianco. E voi vi chiederete ora perché l'hai venduto? Per un po' di motivazioni. La prima è che ovviamente già avevo questa versione. La seconda è che questo avevo già un salvataggio molto avanzato rispetto a quello che avevo con il blu. E terzo motivo per cui l'ho venduto e per cui non mi pento sinceramente di averlo venduto è che quel gioco era difettoso. Ogni tanto si bloccava, glitchava. Effettivamente con un gioco del genere aveva anche senso, e quindi ho detto: ascolta, non funziona, glielo do dietro. A ripensarci avrei potuto tenerlo, ma quello è, mi pento di meno. E altra storia collegata, anche questo gioco era in un cestone dei giochi usati. Me lo comprò mia zia dentro un Media World a 5 euro. E devo dirlo, da bambino questo gioco facevo una fatica, ci provavo in tutti i modi a giocarlo, ma da bambino l'inglese non lo capivo benissimo e il gioco era abbastanza difficile sia da comprendere le meccaniche sia le battaglie stesse. Ad rigiocarlo adesso lo giocherei meglio e soprattutto alla fine l'ho finito. Cosa brutta che purtroppo i soliti adesivi del cavolo che mettevano un sacco di anni fa, che non si tolgono neanche veramente a pregare, e la scatola purtroppo era già rovinata. Altra storia che si collega ancora una volta con questo, o meglio, con la persona che me lo regalò, appunto mia zia. Questa mia zia, un giorno a Napoli, mi regalò un gioco della PS1. Lilo e Stitch, grossi guai alle Hawaii. Questo gioco, devo essere sincero, è praticamente, a parte il fatto che la custodia è rotta purtroppo, è una versione di Crash Bandicoot di Lilo e Stitch. Però, custodia a parte, che fortunatamente si può sostituire volendo, libretto tenuto benissimo, gioco immacolato e, cosa più importante, tante tante ore di divertimento. Altro gioco usato regalatomi a Napoli, sempre della PS1 e sempre della Disney, Le Foglie dell'Imperatore. Mio cugino questo ce l'aveva falso, mi dispiace dirlo ma è così, e me lo fece provare un giorno. E in quei pochi minuti che avevo potuto provarlo, io mi ero già innamorato di questo titolo. E appena l'ho visto in quel negozio, mia zia me l'ha regalato perché aveva visto che proprio lo fissavo intensamente e non sarei uscito da quel negozio senza averlo. Come sempre, il libretto tenuto benissimo. Questa volta la custodia non cade a pezzi e il CD sempre in perfette condizioni. Purtroppo questo CD è rovinato all'interno. Cosa voglio dire? Arrivato al mondo finale, questo disco, almeno su PlayStation 2, questo gioco si blocca. Quindi purtroppo non ho mai potuto finirlo.
Parlando sempre di giochi usati e regalati, questo gioco l'ho regalato io alla mia ragazza perché è stato uno dei pochi giochi che lei abbia mai giocato. La carica dei 102, cuccioli alla riscossa. Purtroppo anche qui, soliti adesivi del cazzo che non si levano, ma libretto tenuto bene e CD in ottime condizioni. Parlando sempre di console e videogiochi usati, una delle prime console usate che mi fu regalata fu il primo Nintendo DS. Questo me lo regalò mia sorella per il compleanno e con questo DS veramente ci ho passato migliaia di ore divertendomi tantissimo. Purtroppo questo DS ha fatto una brutta fine, o meglio, funziona ancora. O ci credi che dopo tutti questi anni la batteria ancora funziona? Ma come vedete lo schermo purtroppo si è rotto, o meglio i gancini che lo tengono su, e si deve essere mosso qualche filo perché lo schermo sopra c'è un po' di luce, ma lo schermo sopra è un filo rosso rispetto allo schermo sotto. Però funziona ancora, funziona ancora. Avrei probabilmente potuto farlo sistemare, ma ho deciso di tenerlo così com'era, in ricordo di tutte le ore passate con lui. Ma qualche anno dopo, così per sfizio, per 25 euro, con questo e un altro po' di giochi, ho comprato appunto un altro Nintendo DS, il primo modello, azzurro, con un bel po' di graffi sulla custodia e senza l'adesivo dietro. Funziona da Dio, per carità. E lo schermo ha molti meno graffi di quanto avrei mai potuto credere. Ma mi sta passando la mezza idea di comprare uno shell custom e metterglielo sopra, così, per sfizio. Ma siccome quando mia sorella mi regalò il mio primo Nintendo DS, gli unici giochi che c'erano in questo pack erano giochi del Game Boy Advance, e tra quelli c'erano due giochi che veramente, per me, sono stati storici per il Game Boy Advance. E appunto, parlo per me. Il primo è Yu-Gi-Oh! Worldwide Edition, una bella edizione di Yu-Gi-Oh! Molto completa, devo dire, per il tempo, al cui interno c'erano veramente queste tre figurine. Buco Trappolo Acido, la Spada di Fuoco e Seiryu, se non sbaglio. Tutte e tre brillanti. E il secondo gioco, magnifico tra l'altro, Golden Sun per il Game Boy Advance. Ancora adesso mi meraviglio come un gioco del genere mi abbia affascinato all'inverosimile, tant'è che ancora oggi sto cercando follemente la versione per il Nintendo DS perché è introvabile. E continuando appunto a parlare del Nintendo DS, possedevo praticamente solo giochi del Game Boy Advance, e i miei primi due giochi per il Nintendo DS furono uno nuovo e uno usato. Il primo gioco del Nintendo DS nuovo che mi regalarono fu Pokémon Ranger. Secondo me il miglior spin-off di Pokémon mai realizzato, e soprattutto la prima versione di Pokémon Ranger, secondo me, rispetto alle altre due uscite, era veramente difficile, perché con le altre perlomeno tu continuavi a fare i cerchi sopra i Pokémon e se si rompeva la linea rimaneva il counter. Questo, se si rompeva la linea per la cattura del Pokémon, dovevi rifare tutto da capo. Ergo, con Pokémon difficili come gli ultimi, che erano leggendari, dovevi fare, non lo so, 30 cerchi di fila? Se ti si rompeva la linea al 28esimo, per dire, ti dovevi rifare tutte 30 le linee. E il mio secondo gioco, usato per il Nintendo DS, fu Yu-Gi-Oh! GX Spirit Caller. Yu-Gi-Oh! Veramente per me era un mondo bellissimo. Però purtroppo per me Yu-Gi-Oh! Si è fermato dopo i sincro. Dopo i sincro tutto per me era diventato troppo, non ci volevo più stare dietro. Ma questo gioco è stupendo. Praticamente tu diventi uno Slifer rosso, ti mettono all'Accademia dei Duellanti, ogni settimana c'hai gli esami da fare con le lezioni, quindi devi sapere cosa fanno gli effetti delle carte, cosa succede durante i combattimenti, devi anche rispondere correttamente, e ci sono tantissimi duellanti fra cui scegliere. Ma, cosa che richiama il nome, Spirit Caller, ogni tanto, durante alcuni combattimenti, alcuni mostri posso diventare il tuo spirito, e con quello spirito tu hai determinati bonus, e averli tutti è veramente tosta. Voglio concludere questo video con altre due cose usate che furono la prima volta di due determinati eventi.
La prima cosa è il mio primo gioco usato della PS3. Quando comprai la PS3, mi regalarono un gioco insieme alla PlayStation. La scelta fra i giochi tra cui scegliere non era ampissima, ma scelsi Harry Potter e i doni della morte, parte 1. Perché dovete sapere che tra gli altri giochi della PS2 posseggo tutti quanti gli Harry Potter. E nella collezione mi mancava questo, che era l'unico, insieme alla seconda parte, che era su PlayStation 3 rispetto agli altri su PlayStation 2. Dovete sapere che questo gioco al tempo lo provai 10 minuti, l'ho disinstallato e sono andato a cambiarlo con un altro gioco, perché fa veramente schifo. E con quale gioco, vi chiederete, l'ho cambiato? Semplice! Infamous 2 Special Edition. Ora vi chiederete, hai comprato il 2 senza aver comprato l'1? Tranquilli, tempo dopo ho recuperato anche l'1. Va che bello, va che bella la Special Edition. Ma dovete sapere che scelsi il 2 perché al tempo, quando la comprai, stavo seguendo la serie di qualcuno che aveva fatto Infamous 2 e me ne ero innamorato. Le meccaniche sono fighissime, il personaggio è fighissimo, i potenziamenti sono bellissimi. Ma cosa molto più semplice, in quel negozio di giochi usati c'era solo il 2, l'1 non c'era. E per concludere questo video, una delle mie prime volte a Lucca, ho comprato una cosa. Ho comprato questi 3 pacchetti. Molto semplicemente sono queste 3 statuette di Evangelion che ne fanno una intera. Come potete vedere ci sono tutti e 3 i personaggi, quindi collezione completa. E al loro interno c'è Asuka, Rei e Mari. Tutti e 3 mi sono costati 15 euro, 5 euro l'uno. E ancora adesso sono impacchettati perché non voglio rovinare la custodia originale. Voi direte, ma allora che senso ha avere le statuette se le tieni dentro il pacchetto? Non lo so, collezionismo è la risposta per tutto per me. Non so bene perché questo video sia uscito in questo modo, volevo mostrarvi tutte le cose che comprai per la prima volta usate e spero di esserci riuscito al meglio come al solito. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto, qual è stata la prima cosa che avete comprato per la prima volta a un mercatino dell'usato? Se ancora ve lo ricordate, qua sotto nei commenti. Signori, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!